Per la Commissione dei diritti umani dell'ONU è ammissibile il ricorso del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont contro la violazione dei suoi diritti politici da parte della Spagna. Il prossimo passo della Commissione sarà quello di valutare la fondatezza del ricorso di Puigdemont, autoesiliatosi in Belgio dal 30 ottobre scorso per sfuggire alla polizia spagnola. Madrid infatti intende arrestarlo per aver dichiarato unilateralmente il 10 ottobre 2017 l'indipendenza della Catalogna. La decisione della Commissione ONU è arrivata mentre il leader catalano sta affrontando un'altra questione giudiziaria. Da domenica scorsa infatti è detenuto in Germania nel carcere di Neumünster, mentre dalla Finlandia tornava in Belgio. Puigdemont è stato arrestato dalla polizia tedesca su mandato di cattura spiccato dalla magistratura spagnola per il reato di sedizione. Proprio venerdì scorso Madrid aveva riattivato il mandato d'arresto europeo per Puigdemont ed altri 12 politici catalani indipendentisti. La magistratura tedesca ha respinto la rimessa in libertà di Puigdemont e sta esaminando la richiesta spagnola di estradizione da valutare in parallelo con quanto prevede la legislazione tedesca sul reato di ribellione. La decisione non arriverà prima di Pasqua. Non mi arrenderò, ha fatto sapere oggi Carles Puigdemont durante il primo incontro nel carcere tedesco con il suo avvocato Jaume Alonso Cuevillas. E non si arrendono gli attivisti catalani del Comitato di Difesa della Repubblica, i quali oggi hanno protestato contro la detenzione del loro leader, bloccando diverse strade e autostrade nella Catalogna, nel capoluogo Barcellona.